Ciao, l'altro giorno ho fatto un video sui social dove suonavo sulla canzone All My Loving dei Beatles il riff di basso, suonandolo con due bassi, uno questo, il Similofner, quindi molto simile a Paul McCartney con le corde lisce, e l'altro un Lakeland 5 corde. L'ho fatto perché l'ho chiamato anche esperimento sociale, nel senso che l'idea era quella di trovare degli spunti di riflessione. Perché cosa ho fatto? Ho suonato i due riff, però poi ho invertito i suoni del basso, senza dirlo. Quindi quando uno sentiva suonare Lofner, in realtà stava suonando Lakeland e viceversa. La prima riflessione è quella che molto spesso noi tendiamo a giudicare con gli occhi più che con le orecchie, perché comunque nell'immaginario una canzone dei Beatles, uno immagina Paul McCartney, corde lisce, e quindi è normale che la preferenza vada su un basso così quando lo vedi suonare. E quindi c'è anche gente che ha risposto anche in maniera concitata, sicuramente con quello, perché io non, sicuramente non voglio giudicare, anzi, ogni opinione è rispettabilissima. Però sicuramente spesso tendiamo più a vedere che ad ascoltare. Invece, il secondo spunto di riflessione, secondo me anche molto interessante, è che non abbiamo sempre i mezzi per poter ascoltare in maniera giusta, buona. Questo perché è dovuto a questo, al cellulare. Se io ascolto con le casse del cellulare, è normale che il suono del basso è il primo suono che viene assolutamente castrato. E quindi non avrò la possibilità di ascoltare e goderne delle sfumature. Quindi non ho proprio la possibilità di sentire la differenza tra una corda liscia e una corda Roundwood. Magari se ho la possibilità invece di ascoltarlo in cuffia con delle casse, questa cosa riuscirò a percepirla meglio. E quindi questa era solo una riflessione, uno spunto di riflessione per vedere un po' in che direzione sta andando l'ascolto della musica in generale, e vedere come potrà evolvere, io spero, con delle casse, con dei subwoofer molto grandi comunque. A presto, ci vediamo, ciao!